15 Nicolini, col numero 19 Anna Bottine, col numero 20 Vaituca Itide, col numero 24 Martinovic, col numero 28 Arrigone, col numero 30 Arcangeli, numero 36 Cambiaghi, numero 44 Versic. La gara sarà arbitrata dal signor Dario Di Francesco della sezione di Ostia Lido, primo assistente Alessandro Parisi della sezione di Bari, secondo assistente Mario Pinna della sezione di Oristano, quarto ufficiale Erminio Cerbasi della sezione di Arezzo. La formazione del Pomigliano, col numero 1 Sara Setina, col numero 2 Gaia Apicella, col numero 3 Martina Fusini, col numero 8 Valentina Gallazzi, col numero 10 Tati Sena, col numero 16 Federica Rizza, col numero 20 Anna Lucia Martinez, col numero 21 Virginia Di Giammarino, col numero 26 Lana Golob, col numero 28 Zanna Ferrario, col numero 30 Veronica Battelani. A disposizione del tecnico Carlo Sanchez, col numero 29 Fabiana Fierro, col numero 6 Madeleine Rabou, col numero 5 Angela Passini, col numero 7 Alice Corelli, col numero 18 Marta Rocco, col numero 19 Awa Sangare, col numero 33 Deborah Novellino, col numero 22 Asia Bragonzi, col numero 55 Sara Caiazzo. Una passione unica che connette milioni di emozioni e ci avvicina ovunque noi siamo. Il grande calcio ci unisce, è la forza delle connessioni. Divisione Calcio Femminile, FIGC e Team presentano la Serie A Femminile Team.
Buon pomeriggio da Gabriele Giustiniani e benvenuti al Comunale di Palma Campania. Inizia la seconda fase del campionato di Serie A femminile. Dopo la pausa di quasi un mese si torna in campo, in mezzo c'è stata la Coppa Italia e la Serie A è come se si spaccasse in due. Da adesso sono praticamente tutti scontri diretti per la salvezza e per lo scudetto, e oggi il primo confronto della parte bassa della classifica tra Pomigliano e Parma. Il Pomigliano viene da tre sconfitte consecutive, ma ha giocato con Roma, Milan e Sassuolo, l'unica delle tre che ritroverà più avanti. Il Parma ha perso 2-1 con la Juve nell'ultimo turno, ma ha fatto sudare le bianconere. Un Parma che veniva da tre risultati utili consecutivi, di cui due vittorie con Como e Samp, e un pari arrivato proprio con il Pomigliano per 0-0. A distanza di poche settimane, dunque, le due squadre si ritrovano nello stesso stadio, separate appena da un punto in classifica, 14 per il Pomigliano, 13 per il Parma, con l'obiettivo di staccare la zona rossa della classifica occupata in questo momento dalle ultime due squadre, Como e Samp, rispettivamente a 11 e 10, per cui questa è indubbiamente una partita che pesa. Le vedete le protagoniste schierate in campo, formazioni con il Pomigliano schiera con Setinia tra i pali, quindi Rizza, Golob, Apicella e Fusini, Di Giammarino, Ferrario e Gallazzi a centrocampo, Ana Lucia Martinez da una parte, Tati dall'altra, Battelani sarà il punto di riferimento più avanzato dall'altra parte, il Parma con Capelletti tra i pali, Cox, Giovanna Maglia ed Erum in difesa, Santoro e Joana Marciao sulle fasce, Benoit, Bardin e Farelli a centrocampo con Paloma, Lazzaro e Corbin davanti. Foto di rito, un Pomigliano che è imbattuto nei due precedenti con il Parma, entrambi nella regular season di questo campionato grazie a una vittoria e un pareggio. Formazione emiliana che potrebbe diventare la prima avversaria contro cui le Pantere rimangono imbattute per tre incroci di fila in Serie A, considerando le sei sfide del Pomigliano contro squadre dell'Emilia Romagna in Serie A. L'unico successo è proprio quello contro il Parma nello scorso 22 ottobre. C'è anche una dedica speciale ovviamente per Rinaldi. E tra poco il calcio d'inizio di una partita molto importante. Pomigliano che ha collezionato un punto nelle ultime 5 sfide di Serie A, 5 in meno di quelli che aveva conquistato in altrettante precedenti. Parma invece è l'unica squadra che non ha ancora vinto una gara in trasferta nella regular season di questo campionato. 9 partite giocate, 3 pareggi e 6 sconfitte. La formazione giallo-blu potrebbe diventare la quinta squadra con 0 vittorie dopo le prime 10 giornate esterne, però è chiaro che ovviamente ci si augura un cambio di tendenza in questo senso. L'arbitro della partita è Di Francesco, con Parisi e Pinna primo e secondo assistente. Sarà del Pomigliano il calcio d'inizio della partita, con Ferrario sul punto di battuta. Si parte, anzi no, bisogna aspettare. Falsa partenza. Ultimi check, si va, il primo pallone recuperato momentaneamente dal Parma, il Pomigliano che ricomincia indietro, Fusini verso Setinia, posta il giro palla il Pomigliano, prova ad abbassarsi per ricevere Di Giammarino, attaccata subito in maniera aggressiva da Santoro. Calcio di punizione, eccolo qua il primo piano per Erika Santoro. ...23 anni, l'ex giocatrice del Sassuolo, arrivata al Parma dopo
le esperienze con Sassuolo, Reggio Emilia e poi anche con la Pink Bari, ha iniziato con il Ravenna. Si gioca per il vantaggio, palla catturata dal Parma che prova a ripartire. Prova a spingere Marciao da quella parte. Chiusura da parte del Pomigliano che ha lavorato bene con Rizza. Quindi Ferrario allarga a destra. Lazzi prova a farsi vedere, gira bene il pallone. Squadra di casa, senza accelerare particolarmente il ritmo, ma cercando di trovare le proprie giocatrici sul piede. Con le mani Federica Rizza, passato nella Samp, soprattutto nel Milan. E lei che va con le mani a cercare un po' di profondità, a cercare il movimento da parte di Tati. Destra sinistra, andata via bene la giocatrice brasiliana. Poi Anna Lucia Martinez aspetta uno scarico, arriva adesso quello di Fusini che va al cross, colpo di testa che non crea nessun pericolo a Capelletti. Primo intervento del portiere del Parma, lettura di Anna Lucia Martinez che si riprende il pallone, punta nell'area di rigore, va alla conclusione Capelletti, stavolta deve tuffarsi. Grande chance per il Pomigliano grazie al lavoro in fase di recupero della 33enne giocatrice del Guatemala, Anna Lucia Martinez Maldonado. Scossando la Samp, 4 gol, 2 centri invece questa stagione per l'ex giocatrice di Napoli e Madrid. Ha iniziato a giocare con Sporting de Huelva. Fusini, dribbling, la porta sul destro, c'è una palla centrale per Anna Lucia Martinez, l'ultimo suggerimento, chiusura da parte di Santoro. Con le mani Fusini cerca un pizzico di profondità, palla che rimbalza ancora la numero 3. Se la riprende, combatte poi anche il Parma per recuperare il possesso. Si riprende con il Parma che deve risalire tutto il campo. Erum, Giovanna Maglia e Cox. La difesa a 3 che poi diventa 5 ovviamente per le giallo-blu. Provano a portare su di qualche metro il pallone. Lancio in profondità. Fusini intercetta bene, poi combatte Benoit. Recupera palla il Parma con il lavoro di Farelli. E poi non riesce a dare continuità a Ferrario. Spara in fallo laterale. Rimessa per Santoro. Santoro. Prova ad andare via. Accelerazione, chiusura da parte di Fusini che non lascia passare. Prova a prendere posizione anche Paloma Lazzaro dentro l'area di rigore. Erum insiste di là, di nuovo Santoro, si muove anche Corbin che però non può essere servita. La rimessa però è sempre giallo-blu, Palma resta lì. Palla verso Corbin, lavora di sponda, non riesce poi a rendere gestibile quel pallone Farelli. Può ripartire Tati, fermata, il rimpallo però favorisce comunque il Pomigliano. Chiusura da parte di Giovanna Maglia, ripartenza possibile guidata da Paloma Lazzaro. Palla nello spazio per Corbin nella posizione regolare, al centro Paloma. Corbin prova a cercarla. Chiusura determinante da parte di Farelli. Sta prendendo possesso però della metà campo del Pomigliano. Squadra di Panico.
avanzano anche i difensori. Sale Erum, Santoro, morbido sul secondo palo, un pallone comodo che Setinia riesce a bloccare. Ha provato a inserirsi anche Benoit. Non complicato l'intervento di Setinia, giocatrice 22enne, classe 2000 serba, seconda stagione per lei al Pomigliano. Palla in profondità, si lascia anticipare stavolta Cox, non ci sono però maglie avversarie vicine. Lancia in profondità verso Corbin, troppo forte. Setinia può bloccare con calma. Pomigliano che non ha trovato il gol nelle ultime 4 sfide più recenti, tante volte quante nelle precedenti 15. Parma che invece nell'ultimo turno ha fatto sudare, come vi dicevo, la Juventus. La gara finita 2-1 con il gol di Cambiaghi all'80esimo, che sembrava poter riaprire tutto, se parliamo ovviamente di tanto tempo fa, perché il campionato si è fermato, l'ultima giornata il 26 febbraio. Dopodiché c'è stata in mezzo la Coppa Italia con le semifinali, molto belle tutte e due. E adesso campionato che riprende con la nuova fase, con di fatto una Serie A femminile spaccata in due, con tanti scontri diretti che si giocheranno da qui alla fine. Nuova formula che prospetta tanto spettacolo tra le prime 5 della graduatoria e le ultime 5 della graduatoria, chiaramente una pool scudetto e una pool salvezza. Questo chiaramente anche per rendere il campionato più equilibrato e spettacolare, visto il divario sembrato evidente tra le prime squadre e quelle che compongono, diciamo, la parte bassa tendenzialmente della classifica. In questa parte del tabellone ci sono Sassuolo, Parma, Como e Samp. Se la giocheranno. Sassuolo guida questa mini classifica con 20 punti, poi ci sono Pomigliano e Parma con 14 e 13, Como 11 e Samp 10. Prova a distendersi il Pomigliano con Alessia Martinez, che viene sfidata, punta, fa la scelta giusta, poi crossa, ribattuto, rimessa laterale. Anna Lucia Martinez prova a destreggiarsi, poi conclusione su cui Cappelletti deve avventarsi. Secondo intervento del portiere del Parma, risposto presente, una bella girata al limite dell'area di rigore, provata da Di Giammarino, stimolato Cappelletti all'intervento, cercando di concludere subito per evitare pressione e togliere il tempo anche a Cappelletti, che invece con un guizzo se l'è cavata. 10 minuti, 0-0, calcio d'angolo per il Pomigliano. Occhio chiaramente i blocchi dentro l'area di rigore che si vanno a formare. C'è un po' di pressione proprio su Cappelletti. Dentro l'area di rigore Tati, Gallazzi. Arrivata da dietro anche Golob. Sfruttare i suoi centimetri. Ferrari è pronta a battere, prima però bisogna chiarire tutto quanto. Dentro l'area di rigore con Apicella. Stava provando a liberarsi della marcatura. Corner per il Pomigliano. Zona centrale. Ha provato a colpire Di Giammarino. Possibilità di ripartenza allora per il Parma. La guida Paloma Lazaro. Parte come un treno a destra a Santoro. Paloma ci mette troppo però per capire il da farsi. Il Pomigliano questa palla se la va giustamente a recuperare. Fusini. Indietro. Battelani ricomincia dal suo portiere, chance che poteva sfruttare sicuramente in maniera diversa, però
il Pomigliano e di conseguenza anche il Parma in ripartenza. Qui Paloma ci ha messo troppo, determinante l'intervento di Battelani. Poi adesso è rimasta per terra, ha preso un colpo nel contrasto precedente. La giocatrice che aveva iniziato come trequartista, comunque a ridosso della prima punta, sta giocando come riferimento più avanzato. Giocatrice giovane ancora, parliamo della classe 2002, a 20 anni, una ragazza di Imola. Ha fatto due gol in questo campionato, ha segnato con il Como il 14 gennaio e con la Samp il 3 dicembre. Già esperienze in Serie A con Samp e Sassuolo, mentre è arrivata chiara l'indicazione da parte di Panico nel ridare il pallone al Pomigliano. E anche sulla panchina avversaria è stato molto apprezzato questo gesto. Setinia invitata a venire su con il pallone, poi sceglie Di Giammarino, si avventa sul pallone Paloma Lazaro, vince il duello con Fusini, parte il cross, c'è Corbin sul secondo palo, ma c'è anche la presa sicura di Setinia che chiama il pallone, lo fa suo. Abbiamo visto in questa circostanza la superiorità fisica di Paloma Lazaro, giocatrice di 29 anni, spagnola, tanta esperienza in Serie A, è stato con la Pink Bari, poi una sola stagione con la maglia della Fiorentina, 3, su cui si è dimostrata importante con la Roma. Mentre qui occhio all'intervento di Fusini proprio su Paloma Lazaro, sul pallone, dicevo, della giocatrice spagnola, 10 gol la scorsa stagione con la maglia giallorossa, è quota 2 quest'anno. Sono arrivati entrambe queste reti con la Sampdoria in casa lo scorso 12 febbraio. Ha trovato poco spazio nella prima parte di stagione con la Roma, 9 presenze, 5 al primo minuto, appena 436 minuti giocati, di conseguenza ha preferito cambiare aria ed essere un punto di riferimento ovviamente importante per una squadra come il Parma. Santoro prova palla incrociata, Fusini si impegna per evitare il calcio d'angolo e c'è riuscita. Pronta ad andare Santoro in profondità, palla prolungata sul secondo palo dove arriva a colpire con buona scelta di tempo. Bardin è riuscita però ad inquadrare lo specchio della porta. Setinia si è aperta a Battelani, il pallone era destinato a lei, ma è capito tutto con anticipo a Farelli. Attacco di Giammarino, Battelani si butta in avanti, riesce a mettere il corpo di fronte all'avversario, di conseguenza calcio di punizione. Golob coinvolge Setinia, lancio lungo, Tati, uno contro uno, si vista poco fin qui, giocatrice brasiliana viene buttata per terra, segnalazione anche dell'assistente, calcio di punizione dunque per il Pomigliano. Una bella sgasata da parte di Tati, una giocatrice che deve puntare, deve avere anche il coraggio di farlo per mettere in difficoltà il Parma da quella parte. Si riformano le coppie dentro l'area di rigore, si prepara a dare indicazioni e soprattutto a parare Alessia Capelletti.
Sono sei le maglie del Pomigliano dentro l'area di rigore. Fischia l'arbitro, parte il cross lungo sul secondo palo. Va a dare un po' di sprint il Parma ha un'eventuale ripartenza. Sarebbe un lancio in profondità che arriva adesso inglobato in qualche modo da Paloma Lazaro, che dà respiro all'azione. Arriva Marciao. Si propone anche Bordin, ma manovra ancora lenta. Di nuovo però numero 4, chiusa. Poi tocco all'indietro. Deve gestire sotto pressione questo pallone il Pomigliano con Rizza. Ottiene il massimo, rinvio dal fondo per Setinia. Un match dove si affrontano la squadra con la più alta e la più bassa percentuale di tiri nello specchio della regular season di questo campionato. Primo in questa classifica il Pomigliano con il 53%, l'ultimo il Parma con il 41%. Setinia. Lancio in profondità su un pericolo per il Parma. Tati protegge, si mette fronte alla porta. Il riferimento più avanzato adesso è Anna Lucia Martinez, però non gli arriva. Cox. Santoro la vorrebbe questa palla, che arriva aperta sulla corsa, buona, duello con Di Gianmarino, lo vince Erika Santoro. Palla nello spazio per Corbin, che può anche pensare di calciare. Super intervento di Golob, che poi allontana, la tiene in campo Martinez questa palla. Torna Santoro, torna il Parma, gestisce palla a numero 20 e poi ritorna indietro. Forse si poteva andare anche un'altra opzione. Palla riconquistata dal Parma. Santoro ancora in profondità, prova a muoversi Benoit, portano via il pallone e poi Di Gianmarino spedisce in fallo laterale. Vorrebbe una deviazione il Pomigliano, una deviazione probabilmente arrivata, ma quando il pallone era già uscito. Ancora Santoro con le mani, finta di Paloma Lazaro, si butta dentro Corbin, che però non riesce a domare questo pallone. Setinia, rimessa laterale, spesso e volentieri cerca sempre quella parte di campo, cerca ovviamente l'esterno. Venuto incontro Battelani, ancora un rimpallo, rimessa laterale. Tati. Gallazzi. Con calma il Parma può gestire fin qui un paio di tiri nello specchio della porta del Pomigliano. Il Parma invece non ne ha effettuato neanche uno. Ai punti, come si direbbe nella box, meriterebbe forse qualcosa in più nel Pomigliano rispetto a un Parma che, per carità, qualche pericolo l'ha corso, però a livello offensivo fin qui non ha prodotto tantissimo. Ferrario. Fusini. Di prima Di Gianmarino. Va a cercare Martinez. Il suo spunto in velocità. Palla centrale per Battelani, che non se l'aspettava probabilmente in quella maniera lì. Non ha finito però il Pomigliano. Fusini. Effetto il cross che può diventare quasi un tiro. Parma per poco non se lo fa da solo questo gol.
Azione ancora viva, Ana Lucia Martinez. Scarico, soluzione intelligente, cross che arriva troppo su Capelletti. Pericolo comunque dentro l'area di rigore del Parma poco fa. Rivediamo il cross con Capelletti che l'aveva nettamente chiamata questa palla. Giovanna Maia però non gliel'ha lasciata. Corbin, Paloma Lazaro, Sterzo, cambio di gioco, Farelli dall'altra parte verso Corbin, leggermente troppo arretrato, Galazzi alla caccia del pallone, fa prima Giovanna Marciao, poi Cox, zona tiro, calcia, ribatte Ferrario, Paloma Lazaro, calcia anche lei verso la porta, Settinia è attenta. Finalmente si vede anche il Parma, comincia a spaventare il Pomigliano. Pomigliano che sceglie di partire dal basso di Gianmarino. Prova a stare dietro Farelli, Gianmarino ha tutto il tempo per impostare, va in profondità, calcia male e Capelletti ringrazia. Ha avuto coraggio qui comunque il Pomigliano nel mettere giù palla con Setinia. Ripartire i difensori, Parma che sarà un po' addormentato. Gianmarino poteva fare sicuramente meglio in quella circostanza. Tati dentro da Battelani, chiude Santoro, fuori gioco di rientro. Si parla molto al limite dell'area di rigore. Parte il cross. Ana Lucia Martinez. Prova ad andare via in uno contro uno con Santoro. C'è Fusini a rimorchio. Servita. Può coordinarsi per il cross. Palla si impenna. Capelletti la chiama e la va a bloccare in sicurezza. Lancio in profondità, Corbin in duello con Golob, prova ad andare via l'americana, ci riesce, poi l'assist per Benoit, a rimorchio anche Paloma Lazaro, palla per Farelli, di nuovo di là, Santoro al cross, zona secondo palo, si era provata ad inserire Bartin, pallone di nuovo fra i piedi di Setinia. Come prima, Sassuolo, il Pomigliano ricomincia dal basso. E poi opta per il lancio lungo, sembra particolarmente soddisfatto. L'approccio delle sue ragazze Domenico Panico, che peraltro è un ex chiaramente di questa partita, visto che il Pomigliano l'ha allenato fino a giugno del 2022, poi dal novembre del 2022 alla guida del Parma. Ana Lucia Martinez dentro l'area di rigore, arriva anche Galazzi dall'altra parte, rimpallo non favorisce il Pomigliano che comunque porta tante giocatrici dentro l'area di rigore. Il Parma sta rischiando anche perché sta abbassando un po' troppo e di conseguenza azione dopo azione, passaggio dopo passaggio, sensazione che il Pomigliano possa prendere fiducia. Di Gianmarino, bella giocata, lancia in avanti, è partita Ana Lucia Martinez, attenta Erum, poi Santoro, Farelli, partita Corbin, la prende Golob, aspetta a defilarsi,
aspetta un rimorchio, arriva adesso quello di Farelli, c'è il recupero però da parte di Martinez, palla persa un'altra volta al Pomigliano, però lo stesso fa il Parma, tanti errori di Gianmarino, aspetta, la tiene, altra palla sporcata, poi fallo di Erum con Anna Lucia Martinez che tanto per cambiare aveva anticipato, porta via una buona punizione che consente al Pomigliano di alzare il baricentro, di dare un pochino più di profondità. Batelana Golob, questo calcio di punizione, si cerca per l'appunto la profondità, controllo di Gianmarino, poi Battelani tocca, mette un po' in difficoltà Gallazzi, deve tornare indietro di qualche metro, prova a insistere Rizza da quella parte, malinteso tra i giocatrici del Pomigliano, ripartenza possibile per il Parma, Corbin uno contro uno da quella parte con Apicella, Corbin prova a puntare, è arrivata anche Benoit, va sul mancino, effettua il cross verso Benoit, Paloma Lazaro era in zona, è riuscita però ad agguantare quel pallone, recupera Gallazzi, Martinez all'indietro verso la numero 8, palla persa, adesso il Parma che può andare in pressione, ha avuto una grossa chance la squadra gialloblu, Santoro, grande dribbling, va per la porta, conclusione che esce centrale, Setinia blocca. Cerca sempre l'esterno Setinia, ma pallone fuori misura. Santoro, testa di Paloma Lazaro, poi di Gianmarino allontana. Non ci sono però maglie del Pomigliano in quella zona, allora Erum può venire fuori. Palla corta per Santoro, Anna Lucia Martinez, Battelani, rimontata da Bardin, poi Cox, Corbin, resiste, c'è Santoro, torna di Gianmarino, Santoro però già scaricato per Paloma Lazaro, che può puntare nell'area di rigore uno contro uno con Fusini, Paloma cerca il secondo palo, non c'è nessuno dall'altra parte, Gallazzi manda in calcio d'angolo, bella azione del Parma però. Batte Benoit dalla bandierina, Erum, Cox, Lazaro e Giovanna Maia dentro l'area di rigore, parte il cross, Setinia non si fida della presa, poi al volo Farelli sulla rete sbagliata. Setinia lungo, intervento forse in gamba tesa da parte di Farelli, l'arbitro dice di lasciare giocare Gallazzi, con difficoltà Giovanna Maia, arriva la pressione da parte di Tati, Marciau prova ad allontanare, ancora Tati di testa, Gallazzi ha spinto poco da quella parte, il Pomigliano ha preferito spesso scendere a sinistra privilegiando Fusini, privilegiando Anna Lucia Martinez,
Capelletti. Corbin. Anna Lucia Martinez prova a puntare, finisce giù. Calcio di punizione. Ma è questa la chiave, lo spunto nell'uno contro uno. È lì che il Pomigliano può far male. Deve prendere le contromisure invece il Parma. Parte Battelani forte verso la porta. Palla non si abbassa. Palla fuori. Altra rimessa laterale. Poco movimento. Adesso si propone Tati. Uno contro uno. Lavora Cox, lavora anche bene perché c'è rinvio dal fondo. Ha fatto passare l'avversaria. Sbaglia il Parma, fase di impostazione di Gianmarino. Parte il cross lungo, recupera Bardin, Corbin, contrasto in mezzo al campo con Farelli di Gianmarino, pallone gestito ancora dal Parma, lancio profondo, Santoro, inserimento di Paloma Lazzaro, si rinnova il duello con Fusini, area di rigore. Paloma non riesce ad entrarci definitivamente. Arriva uno scarico. Arriva anche il cross di Erum. Si tigna, chiama il pallone con grande sicurezza. Lo fa suo. Anche disturbato dalla pressione di Corbin. Tati. Ferrario. Di nuovo Tati. Suola. Palla ancora morbida per Ferrario. Gioca bene il Pomigliano con Battelani. Dentro l'area Anna Lucia Martinez. Buona la Veronica e buono anche lo scarico. Ferrario deve trovare un varco. Cade sul pallone. Possesso però sempre per il Pomigliano. Martinez. Il nuovo Ferrario si mette fronte alla porta, riesce a prolungare. Gallazzi, può essere zona tiro, calcia verso la porta, la palla rimbalza davanti a Cappelletti che blocca. Ma è riuscito a dare la giusta forza in questo caso Valentina Gallazzi. Ragazza giovane, 19 anni, classe 2003. Ex Inter e Roma. Pallone che viene restituito al Parma.
Mette giù palla anche Capelletti. 9 minuti più recupero eventuale alla fine del primo tempo tra Pomigliano e Parma. 0-0. Corbin. Apertura di Benoit per Farelli. Parte il cross. Lì c'è Paloma Lazaro. Prende un colpo. Resta per terra. Poi altra conclusione ribattuta. C'è una giocatrice della Pomigliano che è ancora giù. Mentre nel frattempo Tati combatte contro Santoro. Probabilmente alla fine commette fallo. Erika Santoro. Provato a protestare Santoro. Vedo però segnato la punizione. Anni per Tati, arrivata dal Vittoria, 4 gol il suo primo anno in Serie A femminile con il Pomigliano, segna però dal 22 di ottobre, proprio dalla gara di andata con il Parma, vinta 3-1 dal Pomigliano. Parte il cross dentro l'area di rigore, Gallazzi fuori ancora da Battelani, cross allontanato. Pomigliano insiste, poi Farelli, pallone che gli sbatte praticamente addosso, poi lo regala a Battelani. Anna Lucia Martinez, spunto sul destro, rientra sul sinistro Battelani, coinvolta anche Ferrario. Fusini pensa al cross, lo fa partire, ancora basso Farelli, stavolta mette il corpo in maniera corretta, si appoggia a Santoro. Calcia forte sperando in una deviazione che però non è arrivata. Rimessa laterale allora per il Pomigliano. Arrivato un cartellino giallo la panchina del Parma. Fusini, Martinez, Ferrario dentro, arriva di Gianmarino forte, Farelli si è immolata, Capelletti evita il calcio d'angolo. L'intervento a livello difensivo da parte del Parma. Fin qui non tantissime emozioni. Cox, Marcia, Vallunga la numero 5, Apicella chiude, Ferrario poi smista lateralmente, ancora Giovanna Marciao, Ferrario prova a dare un pochino di profondità, provato a toccare quanto bastava Battelani per togliere il tempo all'avversaria, ma non c'è riuscita. Santoro, Farelli, Santoro, buono il dribbling, saltate due avversari, poi palla centrale, Letta però senza troppi pericoli. Poi allontana il Pomigliano. La zona dove c'è solo Capelletti. Vediamo chi riesce a prendersi questo finale di primo tempo. Intanto qui occhio a Paloma Lazaro che è sgusciata via. Uno contro uno di Paloma. Prova a cercare il secondo palo. Lì c'è Corbin. Anche Benoit può dare una mano. C'è fuori gioco però. Si alza la bandierina. Il pallone l'ha toccato Bardin. Thank you.
attaccante. Setinia. Battelani. Cox in avanti. Ripartono un'altra volta Paloma Lazzaro, sempre in quella zona. Uno contro uno, la sposta, ma sul fondo, porta a casa calcio d'angolo. Questa può essere una chiave invece per il Parma. Manca il pallone. Calcio d'angolo che batte Marciau sul primo palo. Farelli. Poi al volo la conclusione altissima di Benoit. Si perde sul fondo. Giro palla del Pomigliano. Setinia. Palla lunga per Di Gianmarino. Santoro. Paloma Lazzaro. Corbin. Troppo forte. Un po' di precisione da una parte e dall'altra. Va bene qui. Ora. Buona. Fuori. Pallone uscito. Stavolta ha controllato male Fusini. Tutto regolare. Martinez. Punta, parte Battelani, Marciau intercetta bene, poi Tati, dribbling, palla per Battelani, c'è un contatto, calcio di punizione per il Pomigliano, perplessa Marciau. Viene anche ammonita. Calcio di punizione per il Pomigliano. Battelani, ma non solo sul punto di battuta. C'è anche Anna Lucia Martinez. Barriera 4 per il Parma. Parte Battelani, Capelletti e la traversa e poi sotto porta arriva il gol di Anna Lucia Martinez, che si è fatta male, ha segnato il gol dell'1-0, ma vengono invitati subito i soccorsi, che il contrasto è stato duro. Cioè, dopo un pizzico di apprensione, il sorriso del Pomigliano e tutte le ragazze, Anna Lucia Martinez ha messo dentro il pallone dell'1-0, anche se si è fatta molto male. È andata proprio lei sulla respinta velocissima, la numero 20.
Capelletti ha fatto il possibile per evitare che quel pallone finisse dentro la porta. Ci ha pensato Martinez. Praticamente sull'ultima occasione del primo tempo. Martinez, che l'ultimo gol l'aveva fatto qui contro l'Inter scorso 10 dicembre. È il suo terzo centro in campionato. Adesso si rialza, ovviamente dolorante, ma immagino soddisfatta, mentre il Parma invece va a riposo. Sul risultato di 1-0, un risultato che, per quanto fatto vedere, probabilmente è meritato per il Pomigliano, che ha tirato più volte rispetto alla squadra giallo-blu. Rientra Anna Lucia Martinez, anche se sarà veramente per pochi secondi. E lo mentale può essere una batosta questa per il Parma, che nel secondo tempo dovrà di conseguenza entrare in campo con l'idea di attaccare per recuperare questa partita. Intanto qui lancio lungo, Corbin butta dentro subito il pareggio, neanche il tempo di festeggiare, e il Parma pareggia immediatamente. Sarà da valutare di che è stato l'ultimo tocco. Anche Corbin va ad abbracciare le compagne. Una strana traiettoria. Tutto parte dalla verticalizzazione. Paloma Lazaro esulta, probabilmente è stata lei. Allora a segnare. Da qui è obiettivamente molto complicato definirlo. Che reazione da parte del Parma nell'immediato, praticamente in un minuto abbiamo visto più di quello che abbiamo osservato in 43. 1-1 dunque, ha pareggiato subito il Parma con l'arbitro che ha lasciato giocare ancora evidentemente 30 secondi. Il Pomigliano ha fatto il grave errore di staccare la spina evidentemente troppo presto. Si va all'intervallo dunque ufficialmente sul risultato di 1-1, tra poco rivediamo gli highlights.
Partita che inizia con il possesso per il Pomigliano, che produce anche la prima occasione della partita con Anna Lucia Martinez, che calcia verso la porta di Cappelletti. In generale nel primo tempo sicuramente un Pomigliano che ha tirato di più rispetto al Parma, la prima mezz'ora prodotto poco a livello offensivo, una sfida che si gioca chiaramente a livello tattico anche in panchina, con dei lanci lunghi, con dei cross che sono arrivati ma sempre troppo bassi. Questa è un'altra delle grandi occasioni per la girata di Gianmarino, con Cappelletti sempre attenta a bloccare l'iniziativa avversaria. Poi si fa vedere anche il Parma, sempre con dei cross, ma una di rigore difficilmente riempita, con Paloma Lazaro che spesso e volentieri si è allargata sulla fascia destra cercando poi di trovare un riferimento centrale. Conclusioni che cominciano ad arrivare nella seconda parte del primo tempo, sempre con Paloma Lazaro, sicuramente una delle più attive. Non è un caso che poi anche il gol sia costruito su una sua iniziativa. Partita che difficilmente dava l'idea di potersi sbloccare, anche perché una volta arrivate gli ultimi 20 metri entrambe le squadre facevano un po' di fatica a calciare verso la porta. Poi l'episodio che sblocca il discorso al 46esimo, Cappelletti devia sulla traversa, Anna Lucia Martinez arriva prima di tutti e fa 1-0 per il Pomigliano, terzo gol in campionato per il numero 20, che poi si fa anche male, discorso poi risolto. Bella punizione di Battelani, Cappelletti fa quello che può e poi Anna Lucia Martinez arriva a timbrare. Sembra finito il primo tempo e invece il Parma, con l'unica occasione di fatto a disposizione prima di entrare nell'intervallo, riesce a trovare il gol del pareggio con Paloma Lazaro che esulta, con Corbin che fa lo stesso. Probabilmente il gol è stato assegnato a Paloma Lazaro, anche se poi aveva esultato anche Corbin. 1-1, pareggio immediato per la squadra gialloblu, che dunque si presenta al secondo tempo con il gol rimontato e con uno stato emotivo evidentemente diverso rispetto a quello che si poteva preannunciare. Piccolo break e poi ripartiamo. Una passione unica che connette milioni di emozioni e ci avvicina ovunque noi siamo. Il grande calcio ci unisce, è la forza delle connessioni. Divisione Calcio Femminile FIGC e Team hanno presentato la Serie A Femminile Team.
lasciameli qua, Andrea, che li uso. Stanno dando un'indicazione. Aspetta, la fascetta. Pasquale, la fascetta. Di nuovo insieme con le squadre che rientrano in campo e ci sarà, come vedete, una novità, perché non ce la fa Capelletti. Dunque deve entrare il secondo portiere Ciccioli. Prima novità del secondo tempo, Gloria Ciccioli, classe 2000, 22 anni all'esordio in Serie A. Questa Serie A, ex calciatrice dell'Empoli, del San Marino Academy. Tutto pronto, si riparte dunque dall'1-1. Con cui si è chiuso all'improvviso il primo tempo, con il gol di Martinez e il pareggio di Paloma Lazaro. Adesso vedremo con che attitudine si presenteranno le due squadre questa seconda parte di gara. Pomigliano che aveva trovato un gol che poteva essere importante e presentare un certo tipo di scenario che poi è stato immediatamente cancellato dalla rete di Paloma Lazaro. Ultimi controlli per quanto riguarda il direttore di gara, ancora qualche istante poi si potrà riprendere. Sembra tutto risolto, e allora si può ricominciare con Di Francesco pronto a dare il via al secondo tempo. Si va. Il primo possesso per il Parma, immediatamente perso. Allora il Pomigliano che può presentarsi dall'altra parte. Battelani con l'esterno dentro, Tati, dribbling, chiusa Martinez, Ciccioli subito protagonista, blocca il pallone. Partito forte il Pomigliano. Rizza protegge il pallone che termina fuori. Tati, Rizza, Battelani centralmente, non c'è fallo, adesso sì, su Marciao, lancio di punizione, ammonita del primo tempo, la giocatrice portoghese, terzino del Parma, 26 anni, alla prima stagione in Italia. Rizza non riesce a controllare questo pallone, e allora Parma che usufruirà
una rimessa laterale in zona d'attacco. Paloma Lazaro prova il dribbling, non passa. Corbin, Marciao al cross dentro l'area, Setinia si avventa sul pallone, subisce fallo, sarà cavata il Pomigliano. Questo è l'intervento del portiere di casa, la pressione da parte di Farelli. Martinez prova a farsi vedere dall'altra parte, Tati tiene il pallone, non c'è fallo, ha visto bene l'arbitro Gallazzi, non c'è fallo neanche in questo caso, sarebbe posizionato direttore di gara. Paloma Lazaro rientra, tre addosso, Marciao al cross che è anche interessante, Setinia chiama ancora il pallone e lo fa suo. Area di rigore sempre non particolarmente affollata da parte delle giocatrici del Parma. Altra giocata qui di Anna Lucia Martinez, nettamente la migliore del Pomigliano, forse addirittura la migliore in campo. Gallazzi per Rizza, di nuovo per la numero 8, cross di Ferrario, non esce Ciccioli, palla allontanata, la rincorre di Gianmarino. Fusini al cross e diventa un tiro bloccato facile dal nuovo portiere del Parma. Gallazzi, Rizza, Battelani protegge in contrasto con Cox, quindi Paloma Lazaro, pallone termina fuori, la rimessa sarà per il Parma. Prova ad alzarsi il Pomigliano, Giovanna Maglia allontana. Fusini, Tati, 1 e 2, apertura per Martinez, può puntare, 1 contro 1 con Santoro, non passa, stavolta molto brava Erika Santoro a fermarla, non ha finito però il Pomigliano, prova a insistere Fusini, Martinez, di nuovo il duello con Santoro che non la molla. Apicella elude anche la pressione di Paloma Lazaro, poi davanti, conclusione alta sopra la traversa da parte di Gianmarino, costruzione però interessante da parte del Pomigliano che forse qui ha avuto troppa fretta ad andare a concludere. Cambi in arrivo. Fuori Farelli, dentro Arrigoni per il Parma, fuori anche Benoit,
Cambia due centrocampisti dunque. Panico. Dentro Cambiaghi. Giocatrice offensiva che è la Cambiaghi. Prima stagione per lei al Parma, arrivata dal Sassuolo, ha trovato solo due gol. Paloma Lazaro prova a calciare, troppo debole. E adesso comunque c'è un attacco interessante proprio con Paloma Lazaro e anche Michela Cambiaghi, da capire ci sarà un cambio di modulo eventualmente per il Parma, oppure se resterà sempre disposto alla stessa maniera. Intanto il Pomigliano prova ad andare invece in contropiede con Tati, bella giocata, contro dribbling e poi ci mette troppo per prendere una decisione definitiva, viene mangiata. Parte Cambiaghi, la palla era destinata a lei, Rizza chiude. Tati, pressata da Bardin, commette fallo, troppo irruenta, calcio di punizione per Giorgia Arrigoni invece, giovanissima, anche lei 18 anni, classe 2004, presenza numero 13 in campionato, dopo le 8 con un gol della scorsa stagione con la maglia dell'Hellas Verona, gol che ha realizzato contro la Roma, una partita che Verona ovviamente avrebbero dimenticare, visto che finì 7-1 quella sfida. Calcio di punizione per il Pomigliano, da una situazione del genere è nato il gol del momentaneo 1-0 per la squadra di casa. Batte Battelani, va a cercare la porta, anche in questo caso però la palla non si abbassa a sufficienza. Tre punizioni battute dal Pomigliano, due alte e una dentro i pali che poi ha portato al gol, forza che sicuramente non manca all'inquadrata Veronica Battelani. Entrata anche Arcangeli sul terreno di gioco, giocatrice molto tecnica e da seguire con interesse, arrivata in prestito dalla Juventus. Anche lei giovane, 19 anni. Gallazzi recupera alto il Pomigliano, parte il cross al volo Ciccioli, poi di Gianmarino, muro, contrasto duro, calcio di punizione, intervento di Arrigoni, un po' di modifiche effettivamente Panico le ha fatte, ha toccato poco invece fin qui il Pomigliano. Infatti ho già effettuato quattro cambi. La squadra ospite, fuori Benoit, Farelli e Corbin, oltre a Cappelletti, dentro Ciccioli, Arcangeli, Arrigoni e Cambiaghi. Resta dunque solo un cambio. Tutto il resto della partita. Setinia.
Rimessa laterale. Si gioca Di Giammarino, centralmente viene incontro Battelani, allontana Santoro, e poi addirittura Maia che si allunga di Arrigoni, lasciato giocare forse un po' troppo direttore di gara, che poi comunque al momento opportuno fischia. Paloma Lazaro. Cross che può diventare un tiro da parte di Arrigoni. Palla fuori. Tati. Protezione del pallone. Marciao. Paloma Lazaro. Santoro. Dribbling. Altro dribbling. Sempre lei. Guarda la porta. Prova a calciare. Fuori misura. Lancio lungo intercettato. Santoro. Ancora Arrigoni. Santoro. Battelani. Tocca quanto basta. Netto vantaggio però. C'è Marciao. Cox. Ciccioli. Paloma Lazaro. Contro Gallazzi. Riesce a girarsi. Rizza. Setinia. Colpo di testa da parte di Bardin. Subentra lei. Poi Rizza ancora. Protegge. Rimessa laterale. Occhio 10, Dani, sei davanti. Testa di Marciao, poi Paloma Lazaro. Apre tutto. Giocata però anche prevedibile, allora Battelani con la punta riesce a prolungare, Tati è venuta incontro. Giro palla stoppato, rimessa laterale. Apicella. Prova a lottare Arcangeli. Prende anche un colpo. Resta giù. Eccolo il volto colpito involontariamente. Al numero 2.
tutto chiarito con l'arbitro. Poco da discutere, insomma, colpo ricevuto. Ancora comprensibilmente stordita Arcangeli, che si rialza. Calcio di punizione Pomigliano. Ferrario ha ripassato centralmente. Troppo tempo per gestire questa palla per il Pomigliano. Può approfittarne allora il Parma per andare in contropiede con Paloma Lazaro. L'apertura per Cambiaghi. Uno contro uno. Cambiaghi, dribbling. Cambiaghi ha visto la porta. Cambiaghi forte sul muro. Che occasione per il Parma. Cambiaghi forse ha aspettato troppo. Doveva calciare prima. Cox. Setinia, anticipata Gallazzi. Si è andata a riprendere la numero 8, palla interessante per Anna Lucia Martinez, che ha fatto fuori la grande Giovanna Maia. Martinez forte, Ciccioli, para, ancora Martinez, ritornata Giovanna Maia, calcio d'angolo per il Pomigliano. Qualità, intelligenza, tecnica. Anna Lucia Martinez, di gran lunga la giocatrice più completa del Pomigliano. Poi però qui calciato centralmente, bravissima a rispondere presente Ciccioli, a salvare il Parma. Calcio d'angolo Pomigliano, pallone nel cuore dell'area di rigore e arriva il gol di Tati, bellissimo, al volo, all'angolino. E il Pomigliano torna avanti 2-1. Che la danza e l'inchino da parte della giocatrice brasiliana, a cui evidentemente il Parma stimola è parecchio. Ha fatto 4 gol in campionato fin qui, e l'ultimo l'ha realizzato proprio al Parma. Non segnava dal 22 di ottobre, la numero 10. Grande impatto. E 2-1. Avanti il Pomigliano dunque, 2-1. Risultato che sarebbe importante chiaramente a livello di classifica, che permetterebbe di salire a quota 17 in classifica, portarsi a meno 3 dal Sassuolo. Adesso però occhio alla reazione del Parma. Le sue occasioni comunque le aveva avute. Qui cartellino giallo, fallo al limite dell'area di rigore. Giallo proprio per Tati, che intervenuta in ritardo, col numero 5 in campionato per la numero 10. Atterrata Paloma Lazaro. Pomigliano deve fare attenzione chiaramente a non replicare l'errore fatto in chiusura del primo tempo, quando fu ripreso immediatamente proprio prima dell'intervallo, dopo neanche un minuto dalla realizzazione del primo gol. Rivediamo la parte finale del contatto tra Tati e Paloma Lazaro. Giustamente accetta la decisione. Calcio di punizione da sfruttare per il Parma. Da quella posizione può andare anche con dei pensieri verso la porta. Infatti Marciao va a cercarla, scheggia la traversa. Ad un passo il Parma dal 2-2. Ci sono solo vicino però per il momento. Paloma Lazaro non controlla.
tocco di mano secondo l'arbitro, e quindi si riprende con il calcio di punizione per il Pomigliano. Prima però c'è bisogno di un cambio. Fuori Battelani. Al suo posto entra Rabò. Chiaramente qui forse c'è anche un discorso tattico che va a mutare Iris Rabò, 22enne francese, ragazza di Lione. Mai partita al primo minuto questo campionato, collezionato appena 109 minuti spalmati in 11 prestazioni. 22enne francese. Tati in avanti, spinta da Giovanna Maia che usa le mani e prende anche l'ammonizione. Duello peraltro fra connazionali con Tati. E adesso la punizione ce l'ha il Pomigliano. Non c'è più Battelani, ma c'è Ferrario pronto a battere. È salita anche Golob dalla difesa, oltre che Apicella. Parte Ferrario verso il cuore dell'area di rigore, palla messa fuori, Golob prova a riproporla dentro, si sta per coordinare di Gianmarino. Ferrario prova lui ad imbucare, tutto chiuso. Gallazzi, zona tiro, serve l'assist sul secondo palo, l'idea non era male. Poi Cox, palla ancora viva, Golob non può intervenire, Ciccioli prova le mani e le sfrutta, prova a ripartire il Parma. Adesso inevitabilmente deve fare qualcosina in più a livello di produzione offensiva se vuole provare a riprendere per la seconda volta in questo pomeriggio il Pomigliano. Non è riuscita la doppia impresa del segnare immediatamente all'azione successiva come è avvenuto in chiusura di primo tempo. Ha preso la traversa in compenso Marciao. Stop di petto proprio della numero 5, può trasformare l'azione difensiva in offensiva, troppa fretta, Cambiaghi prova a dare pressione, per poco non riesce a riprendersi il pallone di Gianmarino, anche lei sbaglia. Chiusa anche Bardin, tanti errori, ritmo più alto decisamente in questo secondo tempo. Ana Lucia Martinez nello spazio per Ferrario che si defila, contatto, calcio di rigore. Fallo di Erum e cartellino giallo, calcio di rigore per il Pomigliano. Dettamente in ritardo. Occasione grande per il Pomigliano per andare sul 3-1. A 20 minuti dalla fine della partita. Prima però chiaramente bisogna valutare le condizioni di Ferrario, se sia in grado di proseguire o meno la partita. Questo è l'intervento di Erum su cui onestamente ci sono davvero pochi dubbi. È Tati che si prende la responsabilità. Trovare il gol numero 6 del suo campionato. E la seconda eventuale doppietta dopo quella realizzata con il Como, che risale addirittura al 25 di settembre. Uno contro uno. Tati contro Ciccioli. Yeah.
parte Tati, rigore impeccabile, seconda doppietta in campionato per lei, 3-1 per il Pomigliano che va sul più 2. Altro balletto e anche un po' di pensieri che vanno via. Cambio per il Parma, fuori Marciao, dentro Martinovic, cambio inevitabilmente offensivo per la squadra di Panico che adesso deve provare un'impresa che sembra davvero disperata. Utilizza anche il quinto cambio il Parma con l'ingresso di Melania Martinovic, 6 gol per lei in questo campionato, 29enne ex Samp, Fiorentina, Atalanta e Sassuolo. Ultimo gol realizzato contro la Roma il 22 di gennaio. Calcio di punizione per il Parma, deve provare a riaprirla in qualche modo, palla verso Settinia, rimbalza davanti al portiere del Pomigliano che la fa sua e ovviamente si prende tutti i secondi del caso. Pallone uscito, rimessa laterale. Arrigoni. Cox. Prova a farsi vedere. Giovanna Maia torna indietro. Parma in confusione. Cambiaghi, Paloma Lazzaro, Santoro, Arcangeli, Santoro. Ancora Arcangeli, dopo il lavoro di Martinovic. Non c'è fallo, caduta da sola Arcangeli che forse si è fatta anche male alla caviglia. Nel frattempo va in contropiede il Pomigliano con Anna Lucia Martinez che deve subire il ritorno di Arrigoni. Ha pettinato un po' troppo il pallone, però l'ho tenuto. Di Gianmarino, zona tiro, calcia, Ciccioli blocca. Senza particolari patemi. Paloma Lazzaro. Verso Cambiaghi. Gira a vuoto. Costruisce il Pomigliano in questo finale. È chiaro che inevitabilmente il Parma adesso si riverserà in avanti, si apriranno degli spazi da occupare.
Ferrario, profondo verso Tati, esce Ciccioli, rimpallo e alla fine il Parma se la cava. Mette giù Gallazzi, so che non era per nulla facile perché il pallone scendeva a campanile. Arcangeli ancora una volta rischia, perde il duello e allora si può andare in uno contro uno di Rabaud. Poi Gallazzi, zonatilo per Ferrario che prova a calciare Murata, Arcangeli da terra, stavolta bene. Riparte il Parma. Apertura esterna a cercare Martinovic che deve impegnarsi per tenerla in campo, ma era molto difficile. Rimessa laterale per il Pomigliano. Pallone che termina in out, rimessa laterale. Erum. Attaccante. Alla caccia del pallone Anna Lucia Martinez, Cox all'indietro per Erum che deve gestirla bene, se la cava. Paloma Lazaro di testa, poi lì vicino Martinovic controlla Paloma e poi allarga. Altra incomprensione, questa però Martinez non può prenderla. Santoro sprinta. Palla al portiere, facciamo uscire quel pallone. Gioco fermo, sono due palloni in campo. Cambi anche per il Pomigliano con Corelli che sta per entrare oltre a Passeri. Fuori Fusini, dentro la numero 5 Angela Passeri, 18 anni, giocatrice di proprietà dell'Inter, arrivata in prestito. Ha giocato tanto, 18 presenze, 18 dal primo minuto in questa stagione. E dentro anche Corelli al posto di Tati, che giustamente viene abbracciata, sta decidendo lei con una doppietta, sua seconda in campionato. Dentro lì c'è Corelli, ex giocatrice della Roma, arrivata anche lei in prestito, 19 anni, classe 2003, ragazza nata proprio nella capitale. 10 minuti alla fine della partita, Pomigliano che poi tornerà in campo il 2 aprile contro il Sassuolo, quindi Como, Sampdoria e Parma, questi prossimi impegni per quanto riguarda squadra di casa. Parma invece che affronterà il Sassuolo, quindi il Como, la Samp e di nuovo il Pomigliano. Palla in area di rigore, questo rush finale per guadagnare posizioni in classifica. Questi potrebbero essere davvero tre punti pesanti per la squadra di casa, consentirebbero di staccare zona rossa della classifica. In questo momento la Samp è ultima con 10 punti, poi c'è il Como con 11, Parma con 13 e il Pomigliano che rischia di andare a 17, a meno 3 dal Sassuolo, che è la prima squadra di questa mini classifica. Bardin recupera palla, prova a crossare. Palla in area di rigore controllata da Martinovic, contatto
Non c'è calcio di rigore però stavolta secondo l'arbitro. Episodio dubbio e probabilmente da rivedere. Fuori gioco. C'è però da capire quella che è stata l'entità del contatto poco fa, mentre il Pomigliano allontana un filo il pallone. Un po' di nervosismo, anzi non fischiato fuori gioco, ma calcio di punizione per il Parma, perché dopo aver lanciato il pallone verso l'area evidentemente c'è stata una carica irregolare. Dunque non fuori gioco ma punizione per il Parma, evidentemente da sfruttare, quando le lancette corrono abbastanza veloci per la squadra giallo-blu. Arrivata anche Cox dentro l'area di rigore oltre a Cambiaghi. Palla che viaggia verso Setinia, che viene caricata. Calcio di punizione stavolta sì per il Pomigliano. Si lamenta Cambiaghi, che è entrata in contatto con il portiere del Pomigliano. Si lamenta anche Erum, che fa valere i gradi di capitano. Questa è la punizione battuta da Arcangeli con lo scontro tra Setinia e Cambiaghi. Fa capire che recupererà tutto l'arbitro. E dunque un recupero che sarà comunque abbastanza lungo. Il primo piano per Chiela Cambiaghi. Scontro che è stato probabilmente violento, anche se Setinia sembra tranquillamente in grado di proseguire. Ora non so cosa serva mettere dell'acqua sullo scarpino. Serve anche quello che sta chiedendo l'arbitro. Un pochino più di celerità, diciamo. Ecco. Diciamo che prova a rubare qualche secondo il portiere del Pomigliano. Santoro verso Cambiaghi, arrivata anche Arcangeli dentro l'area di rigore, non fortunata Cambiaghi, rinvio per Setinia. È praticamente arrivato il momento dell'ora mai più per il Pomigliano e anche per il Parma. Santoro. Paloma Lazaro. Cox. Guardo dentro, cross in arrivo, praticamente rimandato al mittente. Setinia. Chiusura da parte di Daniel Cox. Ferrario lancia in profondità. Troppo lunga per Anna Lucia Martinez, prova a recuperare Giovanna Maia che si prende qualche rischio. Alla fine il pallone termina fuori. Rimessa laterale per il Parma. Sì.
Altra palla lanciata nel nulla. Affretta chiaramente Ciccioli. Fin qui decide la doppietta di Tati. Momento seconda in stagione. Soltanto Chawinga ne ha fatte di più. Chiusura di Passeri. Poi altro pallone sparato lontano. Fase confusa adesso chiaramente della partita. Il Parma sta provando a forzare le giocate. Si aprono degli spazi chiaramente per il Pomigliano, che deve essere bravo a occupare. Arrigoni. Martinovic prova a chiudere uno scambio. Missione fallita. E allora riparte su quella fascia il Pomigliano. Il campo però è finito. La rimessa laterale torna giallo-blu. Tutto fermo. Visto un'altra irregolarità il direttore di gara. Calcio di punizione per il Parma, che può portare un altro assedio alla porta di Setinia quando manca un minuto e mezzo più eventuale recupero. Gol da rimontare sono due. Gara aperta Anna Lucia Martinez al 46esimo del primo tempo, pareggiata praticamente un minuto dopo da Paloma Lazaro, e poi la doppietta di Tati nel secondo tempo. Parte il cross dentro l'area di rigore, c'è un contatto, resta giù a Picella. Calcio di punizione per il Pomigliano. Scappato pericolo dunque per il Pomigliano, che va a rilancio in profondità. Testa di Santoro, poi contatto con Gallazzi che va giù. Punizione importante per il Pomigliano, che congela il pallone. Poi con la segnalazione del recupero. Arcangeli. Sguscia via. Attaccata, deve scaricare. Non c'è fallo su di lei. Un'altra volta per terra Arcangeli. Giovanna Maio si butta in avanti. Arrivano adesso i 6 minuti di recupero. Preventivabile un recupero così lungo, non sai, tante interruzioni in questo secondo tempo. Martinez ha recuperato il pallone con la complicità di Corelli, che va per la porta e c'entra l'incrocio. Ad un passo dal 4-1 il Pomigliano. Gran conclusione da parte di Corelli, e qui Ciccioli non ci sarebbe arrivata, ha comunque coperto più porta possibile. Fuori Anna Lucia Martinez, probabilmente tra le migliori, dentro Novellino. Deborah Novellino, 25 anni, al primo anno di Pomigliano. Ex Sampdoria e Pink Bari. Ha segnato un solo gol, ha segnato contro il Milan però il 29 ottobre scorso. Gallazzi, palla incrociata con Santoro che prova a tenere proprio su Novellino. Appena entrata è fresca, può gestire il pallone, prova a crossare sul primo palo. Rossa.
non c'è nessuno pronto ad approfittarne. La rimessa sarà comunque per il Pomigliano. Guadagna qualche metro semplicemente con la rimessa Novellino. Occhio alle mani. Sì, sì. Prego. Davanti, Nicolo, per la capiscia, no, davanti, cazzo, davanti. Corelli. Rimessa laterale che non si batterà, e neanche il calcio d'angolo come chiedeva la panchina del Pomigliano. L'ultimo tocco è stato di Corelli. Spinge Arrigoni, abbastanza indisturbata, scambio con Martinovic, è rientrato però il Pomigliano. Bardin. Erum lungo, sponda di Cambiaghi per Martinovic che prova l'avvitamento, poi chiude Galazzi. La caccia del pallone Arcangeli, parte il cross basso. La sparata in avanti con Erum che lascia l'incarico a Ciccioli. Ultimi 120 secondi di partita. Apicella alza il pallone, fa la scelta giusta. Novellino viene dentro il campo. Pomigliano allontana. Corelli, zona tiro, calcia! Strepitoso gol che vale il 4-1 di Corelli, gol più bello, arriva nel finale da parte del numero 7 che ci aveva provato poco fa, aveva preso l'incrocio, l'ha piazzata sotto il set e non poteva far nulla Ciccioli. 4-1, partita chiusa. Bellissimo. Corelli ha beccato l'ammonizione perché secondo l'arbitro si è tolta la maglia, in realtà le ha solo alzata. Molto fiscale qui il direttore di gara. E c'è un'espulsione. Per Corelli, incredibile, ha fatto gol e deve abbandonare il campo. Regola veramente particolare comunque, sono anni che dice deve essere rivista. Pomigliano che chiude in 10 dopo che Corelli, che era stata ammonita all'83esimo, si è alzata la maglia dopo il gol, gridata evidentemente con gioia. Secondo cartellino è rosso. Pomigliano che chiude in 10. Si gioca fino al 96-30, ha fatto capire l'arbitro Paloma Lazaro, con Setinia che respinge il pallone. Martinovic cerca una palla rimorchio per Galazzi. Messa laterale per il Parma. Si gioca ancora. Bardin. Palla a destra, cross dentro. Arriva Santoro.
Giovanna Maia direttamente su Setinia. Lascia ancora giocare il direttore di gara. Setinia mette giù palla. Cambiaghi va a pressare. Siamo già oltre i 6 di recupero, siamo a 97 e 20. Finisce qui, finisce 4-1 per il Pomigliano sul Parma con il gol di Anna Lucia Martinez, con il pareggio di Paloma Lazaro, con la doppietta di Tati e il gol bellissimo nel finale di Corelli, un finale con un leggero amaro in bocca per il Pomigliano per l'espulsione proprio della numero 7 che era già stata ammonita nel tentativo di esultare, si è tolta la maglia, o meglio se l'è alzata, e questo è bastato per far tirar fuori l'arbitro del secondo cartellino. Quindi salterà la prossima partita a Corelli dove ha realizzato un gol molto molto bello. Vince dunque il Pomigliano 4-1 che fa festa. L'MVP è Tati che ha realizzato la seconda doppietta stagionale in Serie A dopo quella realizzata con il Como lo scorso settembre. Come dicevo, solo Ciawinga con 4 ne conta di più nel torneo in corso. Parma che resta a 13, Pomigliano che sale a quota 17. Tra poco rivediamo gli highlights.